Viaggiare evitando le buche più dure, cantava Lucio Battisti da Poggio Bustone. Viaggiare nel progresso che fino a ieri si identificava con un buon navigatore. Ma oggi Nissan ha installato su alcune versioni del suo crossover Juke il sistema Send-to-Car e la vita è cambiata ancora una volta. Niente più smanettamenti con le dita sul display di bordo, dunque. La rotta si prepara a casa, comodamente seduti davanti al PC, che poi riuscirà a trasmettere tutti i dati imputati al navigatore dell'auto. Il programma di viaggio, anche con tappe intermedie, si può pianificare la sera a casa, poi si invia all'auto che memorizzerà le coordinate e la mattina si potrà partire semplicemente avviando motore e navigatore satellitare. Il Juke andrà verso la meta sicuro, come fosse tirato da un'ideale corda elettronica, fino alla destinazione finale. Se il risultato è lo stesso di quando si imposta direttamente il navigatore, le prime fasi sono più comode e agevoli, oltre al fatto che nella memoria del PC, magari notebook, si potranno salvare molti più percorsi e sempre preparandoseli a casa, nella poltrona più comoda.